Per me Peter Pan è una persona libera che ha scelto di fare una vita da solo. Un bambino che è fantasioso, che vola e potrebbe anche essere immortale. È una persona particolare e unica. È un uomo che finge di essere un bambino. Un bambino che non conosce la realtà di essere bambino. È un bambino che non vuole, che vuole sempre restare bambino e non vuole mai crescere. Secondo me Peter Pan è un esempio per farci capire che ogni bambino è speciale. Per me la giovinezza è anche, come dire, è anche un po' maldestro suo personaggio. Io conosco la storia di Peter Pan, da piccola guardavo spesso il film e quindi per me Peter Pan è un po' il personaggio del cartone animato, però andando avanti con gli anni anche alla scuola media si è trattato spesso questo argomento del Peter Pan che è dentro di noi e quindi del bambino che comunque manteniamo sempre nonostante cresciamo. Quindi Peter Pan è appunto un personaggio creato, ma anche qualcosa che c'è dentro di noi, ovvero il bambino che c'è dentro di noi. Per me Peter Pan è un personaggio che quando ero piccola era molto presente, e era il mio idolo anche un periodo. E ero innamorata praticamente di lui, aspettavo anche alla finestra che venisse. Da piccola mi ricordo anche all'asilo mi sono vestito a carnevale da Peter Pan, quindi è un personaggio della mia infanzia. È un bambino che non è mai cresciuto dentro. Un'opera scritta agli inizi del XX secolo. Per me rappresenta, diciamo, raffigura l'adolescente che è in noi, che quando ha problemi vuole scappare via. Per me Peter Pan è un uomo costretto ad essere grande, ma in realtà vuole rimanere bambino, vuole giocare con i colori, con i materiali o come faccio io con i tessuti. Per me Peter Pan è il classico personaggio Disney della storia, però Peter Pan può anche rappresentare il nostro io interiore, quello che noi siamo realmente. Io ho visto il cartone animato e comunque Peter Pan è un personaggio solare che è anche piuttosto capriccioso, che non vuole avere degli ordini, perciò vuole rimanere sempre bambino, perché anche, cioè, una caratteristica dei bambini è che disobbediscono, che sono disobbedienti. Peter Pan è quella parte dentro di noi che molto spesso perdiamo perché controlliamo troppo i nostri sentimenti, le nostre emozioni, il nostro modo di essere in una vita come la nostra, ormai tutta così organizzata e obbligatoriamente organizzata. Peter Pan è conosciuto ai più come il bambino che non voleva crescere, però io la considero un po' così una un po' riduttiva, ecco, come espressione, ecco, dal mio punto di vista è molto più complesso e all'interno del quale poi, all'interno di questa storia, si nasconde proprio un po' il vissuto di chi ha scritto questa storia, ecco. Noi abbiamo visto subito, naturalmente, di poterci documentare sull'argomento, non solo sulla storia, appunto, o il video di Walt Disney, ma sulle realtà simboliche di questa storia. Chi è Peter Pan per me? Peter Pan, io credo che sia quella parte di noi che non dovrebbe morire mai. È una parte, la parte bambina, la parte creativa, la parte della fantasia. Io personalmente ci tengo molto al mio Peter Pan, quindi credo che sia quello che ci dà poi molta forza di affrontare anche la realtà quando non è così bella come nelle favole. Chi è Peter Pan? Lo scopriremo con le nostre allieve quando si metteranno a fare, a creare, a immaginare come è la loro espressione, il loro racconto di Peter Pan. Questa volta metti in scena
Peter Pan, è la 13ª edizione del progetto e quest'anno è partita in modo diverso rispetto alle altre volte, quindi con un ospite, un visiting professor esterno, qui abbiamo fatto una mostra e che ha declinato i tre aspetti che almeno lui ha identificato su Peter Pan, quindi tre cicli fotografici, la strategia di Peter Pan, il flauto di Pan e un altro sguardo, mostre che si sono tenute alla Casa della Musica e al Museo Sartorio di Trieste. Hanno fatto seguito i laboratori, quindi gli stage formativi al Ginnasio Calvi di Capodistria, al Liceo Artistico Nordio e al Deledda Fabiani di Trieste e per l'ultima tappa al Liceo Sello di Udine. Peter Pan è un archetipo molto profondo come lo sono tutti gli archetipi, è molto importante, molto più di quanto si pensi perché al di là di essere una fiaba, è una cosa che abbiamo non solo nel profondo ma anche un po' nascosta, questa voglia di rimanere bambini, fosse da sviluppare, fosse da incoraggiare, anziché essere repressa, essere vista come una malattia. Questa esperienza è stata molto bella, io apprezzo moltissimo questo genere di cose, secondo me ce ne sarebbe un bisogno enorme, dovrebbero essere fatte molto di più, dovrebbero essere addirittura più diffuse a livello anche istituzionale, cioè non essere solo il progetto di un artista, di un bravo artista, di bravi ideatori di eventi, ma dovrebbero essere qualcosa di più utilizzato nelle scuole elementari, medie, superiori, anche nelle università, ma anche dopo, anche con gli adulti, riuscire veramente a raggiungere quello che sono le nostre profondità e parlare di più di queste cose. Penso che questo stage sia una buona idea e penso che aiuterà molti a conoscere questa la situazione che c'è appunto in questi paesi o a sensibilizzare comunque le persone. Spero che in qualche modo miglioriamo anche noi europei da questo punto di vista e riuscissimo ad essere più tranquilli e più vivaci, ecco. Ci si rende conto che non tutti hanno la fortuna di vivere, diciamo, nella nostra situazione. E mi ha fatto rendere conto della variabilità, diciamo, che c'è nel mondo, differenze. Lo stage mi è piaciuto perché comunque vedere il punto di vista dei bambini è stato interessante. Il tema è interessante, dicevo, soprattutto nell'accezione del fotografo, dello stage che abbiamo visto oggi, nel senso di entrare un po' in profondità e non rimanere solo sull'aspetto superficiale, questo l'ho trovato molto interessante. Potremmo voler comunicare delle cose che non vanno bene, magari negative, che però ci hanno insegnato a nasconderle. Vorremmo raccontare qualcosa di noi che non osiamo dire, perché questo progetto qui, questa volta metti in scena, oggi Peter Pan era la donna, il cuore, eccetera, non è che serve soltanto per far vedere come siamo bravi a fare le foto, che carini, le cose, il concorso, il più bravo, tu hai vinto la coccarda. Tutto quello è un sistema utile che serve per parlare di queste cose qui, serve per quello, per capire che cosa stiamo facendo, per capire come trattiamo il nostro me stesso, come trattiamo il nostro cuore, come trattiamo il nostro Peter Pan interiore, come trattiamo le donne. Liberamente abbracciatevi. Vai. Ho visto Mauro che faceva questa mostra di Peter Pan e Lorena che ha fatto questo tema molto bello e molto profondo, perché Peter Pan è appunto il bambino che non vuole crescere ed è in tutti noi, Peter Pan è in tutti noi, perché c'è una parte di noi che non vuole crescere, non vuole prendersi responsabilità, non vuole entrare dentro questo sistema
e vuole giocare, vuole scherzare, vuole vivere, essere felice. Grazie di tutto. Perché non vuole crescere Peter Pan? Penso che lo saprà solo lui, è una bella domanda che forse non ha risposta. Sì, io ho paura di crescere. Ho paura di crescere più che altro perché non saprei come diventerò e cosa farò quando sarò adulta. Quindi è un po' difficile, anche e soprattutto per il mondo della scuola, dello studio, fino adesso, scegliere con una giusta coerenza, insomma, e vedere cosa fare più in là. Sì, vorrei fare forse la poliziotta perché comunque è anche un mestiere che mi piace, aiutare le persone, cose del genere, anche far rispettare la legge, sconfiggere i cattivi. Per me Capitan Uncino è sempre stato un personaggio che mi è piaciuto. Tutti lo vedono come un personaggio cattivo, ma io in realtà lo vedo come un personaggio divertente, comico e anche che è, diciamo, come un poliziotto perché fa rispettare la legge indetta dalla sua nave a tutti i suoi subordinati, quindi sì, la vedo un po' come un poliziotto. No, io da grande so già cosa voglio fare. Vorrei fare la designer di interiore e non credo alla fiaba di Peter Pan o all'idea dietro alla fiaba. Forse io voglio crescere di più perché mi piace di essere vecchio, ma mentre io voglio anche stare bambino, perché nel mio cuore mi piace quando mi sento bambino e voglio fare anche gli scherzi e anche quando penso come un bambino. Quando sarò grande non lo so, vorrei fare un'accademia per appunto di moda. Però non ho ancora deciso quale, per i costi, per dove andare. Non lo so ancora. Diciamo che non punto di solito a guardare troppo in là nel futuro, insomma. Sono quella persona che vive il presente e fa quello che secondo le situazioni. Da grande farò il tatuatore perché sono appassionato dai disegni. Io quando sarò grande non so cosa voglio fare perché sono ancora un po' confusa. Possiamo essere speciali, vivere nel nostro mondo della fantasia e così, però bisogna ricordare anche di crescere. Crescere non significa sempre essere adulti, portarla tutta, trovare un lavoro, eccetera, ma significa saper vedere il mondo in un modo diverso, saper distinguere le persone o capire le persone. E Peter Pan è un tema che magari per noi grandi, che abbiamo accumulato tante esperienze, può avere un significato diverso. Invece per i ragazzi forse sarà interessante vedere cosa faranno, come lo interpreteranno, perché magari è molto più vicino a quello che sono cronologicamente. Quindi può essere una cosa, un proiettarsi nel futuro piuttosto che un guardare indietro. Partiamo proprio nel vivo del progetto. Questa volta metti in scena. Cos'è questa volta metti in scena? È un format unico nella sua costruzione, sia per le azioni messe in campo, perché si coordina con mostre, incontri, laboratori e altre attività a corollario, ma anche per come lo fa. L'intenzione è proprio quella di mettere a confronto la realtà del sociale, ma anche il mondo della scuola, per un mescolamento tra mondo della scuola e il mondo del lavoro. Un'altra cosa che fa questo progetto è proprio la valorizzazione del nostro territorio, perché cerchiamo di portare le scuole del Friuli Venezia Giulia ad eventi fuori. Infatti noi
la prossima tappa la svilupperemo a Capodistria il 23 di febbraio, ma facciamo in modo anche che le scuole da fuori, oggi abbiamo scuole da Isola, Porto Rose, Pirano, Capodistria, da Zurigo, che vengono nei nostri territori, quindi mettere a confronto diverse realtà. Allora, io comincerei con la sezione illustrazione, sezione disegno, sezione pittura, sezione fotografia, sezione mixed media. Quindi un tappeto volante, il tappeto dei desideri, si chiama Emotico Pop, realizzato dalla classe terza A Trieste, Taissia Claire Funkhauser, Caterina Castelletto, Chiara Scoglio, Di Summa, Fra Giacomo, Gersa, Jonathan Cirillo, Deledda Fabiani Trieste. Quello che vuoi, no. All'opera Sindrome del Liceo Artistico Sello di Udine con Harley Allegritti. Professoressa Marianna Staiano del Liceo Artistico Nordio. E ci è piaciuto molto l'interpretazione attuale del Peter Pan, e quindi WhatsApp Peter, un messaggio su WhatsApp tra Peter Pan e la famiglia. Diciamo che non è un lavoro abbastanza facile, bisogna avere l'occhio critico, essere critici, capire il lavoro, capire cosa sta dietro all'immagine o al lavoro. Io diciamo più che come personaggio, io ad esempio non sono un artista, però mi cimento molto nell'arte, nella fotografia, e in un certo senso guardavo le opere da un punto di vista giovanile. Molto interessante sapere il punto di vista di ogni persona che mette in scena questo, le idee che sono, erano migliaia, dalla storia alla vita quotidiana, fumetti e ritratti o anche statue, questo, fatte da persone che ci hanno lavorato e ci hanno preso gusto. Ma devo dire, come docente, visto che con le mie classi partecipo da molti anni, così come tanti altri colleghi, è stato veramente una bellissima esperienza questa terza C, così come la terza C di 2 anni fa, quando c'era il cuore come soggetto, ha dato il meglio di sé. Quest'anno ho disegnato un'opera, diciamo, la mia è Fuga, rappresenta la velocità con la quale la gente perde la propria giocosità, ossia l'infanzia. I made a dress about Peter Pan and the theme is Neverland. It's about the freedom of Peter Pan in his own kingdom and just really chill one. Yeah. Quest'anno ho partecipato come illustrazione grafica presentando un progetto di una schermata di WhatsApp con una conversazione tra Peter Pan e sua mamma, cioè una reinterpretazione di Peter Pan del giorno d'oggi. È stata comunque una bella esperienza, anche se non abbiamo vinto, però comunque è stata una bella esperienza. Volevamo rappresentare le emozioni tramite le faccine di WhatsApp, le emozioni che vive un bambino e quindi anche Peter Pan. Abbiamo fatto un laboratorio creativo, siamo stati circa 3 ore per settimana e ci siamo divisi il lavoro equamente. Sì, secondo me l'isola che non c'è è un po' tutte e due, sia fantasia che illusione, perché se
se si vuole pensare che si rimane sempre giovani è una fantasia, perché si ha come l'impressione di andare sull'isola e di stare bene, invece anche illusione, perché è un'illusione che ci dice che non cresciamo mai, ma in realtà diventiamo adulti e dunque non restiamo più piccoli. L'infanzia per me è un periodo magico che serve per accumulare tutto quello che è bello, felice, ma anche sì, anche le cose negative, che serve per crescere interiormente e, però è un controsenso, perché Peter Pan non vuole crescere. Essere Peter Pan, così magari potrei essere immortale. Io da grande vorrei crescere bene e in salute. Io vorrei diventare grande perché da grande vorrei avere delle responsabilità e vorrei scoprire cose nuove. Da grande vorrei crescere per poter avere una famiglia e sviluppare il mio futuro. Da grande vorrei diventare o un ingegnere o un maestro di matematica. E io vorrei crescere così avrò un lavoro e dei figli e una moglie. E io vorrei diventare un pompiere e salvare un sacco di vite. Il mondo di oggi ha bisogno di poesia e noi stiamo cercando di farlo con questo genere di interventi. Tutti abbiamo la stessa importanza, abbiamo molto di più dentro di quanto non, in genere non crediamo.